chiamo Marco Romeo, sono titolare di un tour operator che si chiama Striti, Streati. Appunto il nome gioca sul concetto di strada e mangiare. Quello che facciamo fondamentalmente è conduciamo street food tours, quindi tour del cibo di strada. E il tutto è partito da Palermo nel 2013. Quello che inizialmente era un progetto è diventato un vero e proprio travaglio, si dice, con un vero e proprio lavoro, e tanto da essere poi replicato a Catania, a Venezia e adesso anche Firenze. Quali sono i nostri principi? Il principio fondamentale è uno ed è semplice, ovvero portare i turisti in giro per le nostre città, affidandoli nelle mani di guide turistiche locali e trattando i turisti stessi come se fossero amici in visita in città, quindi portandoli nei posti autentici dove noi stessi locali andiamo a mangiare, bere, rilassarci e vivere le nostre strade. E in ogni percorso combiniamo appunto l'aspetto culinario con quello storico e culturale per offrire una panoramica completa sull'essenza vera proprio della città, e regaliamo ai nostri clienti questo gadget, si chiama Passaporto del Mangione, che è una semplice tessera dove all'interno ci sono le specialità di strada che assaggiano durante il percorso. E un altro dei nostri principi possiamo dire che è la sostenibilità, sia economica, nel senso che appunto selezioniamo solamente guide locali e giovani per quanto possibile, e sosteniamo il piccolo artigianato, nel senso dell'artigianato del cibo, ecco, quindi venditori di strada, ma anche proviamo a promuovere un turismo sostenibile, nel senso di portare in giro solo piccoli gruppi, e un piccolo gruppo appunto non impatta nella vita quotidiana di una città come lo fa un gruppo di 50 persone. Piccolo gruppo intendo da 2 a 10 persone, che a parte ad avere un effetto esperienziale positivo da entrambi i lati, poi permette di regalare delle esperienze intime in cui c'è una interazione vera tra il cliente, la guida, i venditori. Allora, la città di Palermo, la cultura di strada di Palermo è cambiata tanto posso dire già nel mio piccolo in questi ultimi 5-6 anni di attività. Per quanto riguarda lo street food in sé, lo street food fino a pochi anni fa veniva considerato semplicemente il cibo del popolino, adesso ovviamente è gourmet ed è presente in tutte le occasioni anche della nobiltà locale. E un aspetto positivo in questo trend del cibo, visto anche come stile di vita, è il fatto che si sta anche innovando. Che spesso l'innovazione nella cucina tradizionale viene vista come una minaccia, no? Al contrario, la vediamo come una nuova opportunità, appunto, di reinterpretazione delle vecchie ricette storiche. Il cibo è stato un po' elemento trainante anche del turismo in Sicilia. Tanto che appunto quando noi abbiamo iniziato questa attività di street food tours a Palermo eravamo i primi al mercato, il mercato era vuoto, e adesso abbiamo tanti concorrenti e il cibo viene inserito un po' in tutte le esperienze offerte ai turisti, perché è diventata una vera e propria attrazione. Così il panino con la minza, per andare nel concreto, vale tanto quanto un teatro massimo oggi. Questo è il nuovo indirizzo del turismo e Palermo sta cambiando tanto, anche se si adegua a questa nuova ondata. Alle mie spalle c'è una zona pedonale che fino a 6 anni fa era in mano ai posteggiatori abusivi, al traffico selvaggio.